Cari amici, questa è una premessa al video. Vedete che la barba è già fatta, il video partirà dopo, il video diciamo ufficiale, perché ho commesso un errore, nel senso che io delle volte, ve lo devo dire per correttezza, preparo il necessaire anche 2 giorni prima, perché magari la domenica mattina non ho tutto il tempo di recuperare i vari oggetti di rasatura e a volte, siccome so di non radermi fino a quel momento lì, armo il rasoio precedentemente. Ero convinto di aver armato il rasoio con le CAI. Con le CAI. In realtà, siccome ero indeciso, il rasoio era armato con le Derby Premium. Quindi, perché avevo pensato Derby, che è una marca che è venduta in Turchia. Poi me ne sono accorto quando ho appoggiato la lametta sul cimitero delle lamette, perché non potendo, stanno registrando. Non volevo rischiare di tagliarmi, ho poi guardato, cacchio, una derby. E allora, per correttezza, vi dico che non mi sono fatto la barba con le CAI, come avrei pensato o voluto, ma è rimasta montata come l'idea di 2 giorni fa la derby premium. Niente di male, ma ve lo volevo solo dire per correttezza, perché non è giusto pensare che io mi sia fatto la barba con una lametta invece poi me l'ha trovata con un'altra. Buona visione del video e buona domenica. Carissimi amici della Pogonotomia, buona domenica e oggi video diciamo inevitabile perché dopo la presentazione che vi ho fatto del Rocknell Elite, edizione limitata 2019, versione diciamo aggressiva, numero di serie numero 6, quindi siamo quasi quasi, siamo in seconda fila come diremmo nelle MotoGP. E è ora di provarlo, di metterlo alla prova. Ovviamente conoscete tutti o quasi la mia passione per la Turchia, paese in cui tornerò ad agosto, quindi come tutti gli anni, quindi ho deciso di fare quello che un po' era prevedibile, cioè di utilizzare prodotti turchi e di mettere in contrapposizione una Turchia pogonotomistica d'élite che è fatta appunto da Rocknell. Rasoio che non si trova generalmente in Turchia, anzi generalmente non l'ho mai neanche trovato, mai. Turchia si trovano altri rasoi e devo dire che la rasatura con rasoio di sicurezza non è molto diffusa. Sono bancherelle che neanche negozi, che hanno dei prodotti per la rasatura, hanno pennelli, hanno creme, hanno saponi e poi c'è la cosmetica, prodotti di cosmetica, i prodotti lamette, però sempre molto di nicchia, anche se alcune marche come l'Arco sono molto diffuse e sono ottime tra l'altro, con costi. Allora, io ho già armato, per non perdere tempo, il rasoio con una CAI, che è l'unica cosa non turca che uso in questa rasatura. Perché? Perché io quando provo un rasoio per la prima volta voglio la CAI, in modo che ho sempre un paragone, no? Sempre un metro di paragone. La CAI non è un segreto, è la mia lametta preferita perché è una delle più taglienti insieme alla Feder, ma rispetto alla Feder è più morbida, quindi mi dà più come dire, gestibilità, la trovo più come dire, adatta al mio stile di rasatura e quindi io quando provo un rasoio per la prima volta uso la CAI. Poi si può provare con altre lamette e tutto quanto. Sapone, tanto cambiamo per una volta la ciotola, Rocco non me ne vorrà perché siamo. Parliamo di cose turche, quindi ciotola turca. Queste ciotole non sono ovviamente ciotole da barba, però si adattano perfettamente alla rasatura, perché come vedete sono ciotole artigianali con un rilievo, non è un motivo floreale, che rende il montaggio molto efficace. Quindi ciotola turca, ciotole che costano 2 lire, vero se era la parola turche, che però sono eccezionali anche come bellezza, come fascino. E poi vabbè, utilizzeremo una chicca, e questa è una roba che proprio si trova soltanto nei forniture da barbieri delle città turche. Questo More for You, Berber Tiraj Sabunu, eccolo qua, con olio di palma, grande, olio di palma, questo sapone da barbiere, proprio, cioè una roba che non si trova nei negozi di cosmetica turca, si trova proprio nei negozi della barbiera. Eccolo qua, prodotto a Gaziantep. Gaziantep è un paese dell'est della Turchia, quindi vicino alla confine con la Siria.
e io non mi intendo di questi inci, però c'è pochissimo di inci, c'è proprio la roba, e ha un profumo terribile di bucato, di biancheria, sapone di Marsiglia pesante proprio, sapone duro, sapone duro. Allora, cosa facciamo? Iniziamo subito, non perdiamo tempo, a mettere un po' d'acqua calda in questo sapone in modo da poterlo montare meglio. Faccio scorrere l'acqua calda e poi, vabbè, poi c'è il pennello che qualcuno lo conoscerà già, veramente il maiale irsuto turco, che è una roba pazzesca, perché quello lì veramente ti monta anche qualsiasi cosa, cioè anche la calce ti monta. E qui ho messo un po' di acquetta qua. E a bagno ho messo, adesso scrollo un attimo, questo maiale. Questo maiale è eccezionale. Io sono 3 anni che ce l'ho, comprato in una bancarella, anche lì proprio, è irsuto proprio, no? Guardate come grezzo il manico, è quasi plastica, rifinita malissimo, malissimo, però è efficace. Cioè, questo è un pennello che veramente... Io quando uso un maiale, a parte se muovo, ma questo io lo prendo in considerazione perché è pazzesco, è pazzesco. E nonostante i tanti utilizzi, ancora il suo odore di porco che è predominante, però veramente ha una potenza di montaggio che è incredibile. E ripeto, anche questo qua pagato in una bancarella, pochissime lire turche, quindi roba veramente una chicca questa qua. Allora, cosa facciamo? Andiamo, visto che abbiamo messo un po' di acquetta, a prelevare questo More for You Berber Tirash Sabulu, sapone da barbiere. Vedete che viene, questo qua veramente tira via tutto. Tira via tutto, questo sapone duro anche me lo massacra, ma è giusto così. E forse abbiamo già la quantità per montare in ciotola. Guardate che roba! Questo lo va per il sottile. Questo pennello che di maiale irsuto proprio. Acqua. Vedete che il montaggio prende. Guardate qua. Bucato, sapone di Marsiglia. Non è il massimo, eh. Cioè, detto fra noi. Internos. Mi sciacquo il viso. Quindi Turchia d'élite, Turchia popolare, no? Che si incontra. Barbari, 2 giorni. E c'è questo banchetto ogni tanto ad Antalya che ha dei prodotti a tutte le... Loro hanno le derby, hanno le perma sharp, tutti i saponi derby e poi Arco che fa la fa la padrona con anche delle creme pazzesche. Poi ne fai, magari ne mettiamo una dopo. Montaggio soddisfacente. E proviamo questo Rocknell Elite modello A, quindi aggressive. Allora, il rasoio scorre bene.
la lama non si sente neanche troppo. Ben progettato perché quando non si sente la lama frizionare, diciamo, no? Perché una stainless comunque aggrappa il pelo e quando consente queste passate lunghe, d'altronde stiamo parlando di una delle case, la Rocknell, più prestigiose nel panorama pogonotumistico mondiale. Potremmo quasi dire europeo, ma la Turchia non è, cioè, fa parte, diciamo, anche a livello culturale per certi versi, e ve lo dico io che la frequento, del mondo europeo, per certi versi è molto simile, come anche se è un paese islamico, se è un paese islamico ma assolutamente laico, però tanti considerano la Turchia, diciamo, Europa, davvero che le squadre turche, per dire, giocano nella Champions League, cioè non giocano campionati asiatici. Poi io sono di parte, eh. Io addirittura sto valutando poi se il nostro Signore mi darà il dono di arrivare alla vecchiaia, di addirittura trasferirmi, perché mi piace proprio tantissimo come paese, come tutto. Quindi quando parlo di Turchia sono di parte. L'errore, e questo vabbè, apro un piccolo OT, è farsi spaventare dalla parola Islam, cioè non è tutto uguale. In Turchia l'Islam esiste, ma si beve tranquillamente, bevo litri di birra, ampremer, non frequento villaggi, frequento città, quindi non ho neanche una collocazione turistica, cioè frequento città in cui la maggior parte delle persone sono turche. Anche i turisti sono turchi, quindi non. Niente a che vedere con i villaggi, con quelle cose fatte per gli occidentali, diciamo, no? E vi assicuro che, come qualcuno avrà potuto vedere le mie foto di Facebook, birra e rakis scorrono a fiumi. Poi è chiaro che ci sono le moschee, ci sono la religione di Stato di Islam, ma è un paese assolutamente che io trovo. Non trovo nessuna differenza personalmente rispetto al nostro, quindi no. Chiudo parentesi sulla Turchia. Parliamo di rasatura. Parlando di Turchia e rasatura, vediamo che questo Rockner ha fatto il suo. Prima passata ha già tolto praticamente tutto. Non avevo dubbi, però mi si è entrato il saponello nella respirazione. Sciacquo il viso e con questo pennello andiamo a fare la seconda insaponata. È irsuto questo maiale, ma non punge. Eccoci qua. Lo so io. Io con l'obliquo.
aggressive, ma mica tanto, cioè nel senso incisivo, ma non aggressivo. Togli via tutto, ma non lo senti, eh? Infatti bisogna stare molto attenti se non è con questo video qua, perché bisogna usarlo con un certo rispetto, e lui secondo me si ripaga. Ecco qua. Allora, qui c'è già il BBS praticamente, quindi il contropelo sarebbe inutile, ma facciamolo. Tanto qui ne abbiamo qui. Questo pennellaccio, questo. Allora, questo sapone, che non è che sia gradevolissimo come profumo, anzi, devo dire che è anche un po' pesante. Sembra di essere in una lavanderia. Però a livello di efficacia nella protezione è eccezionale, anche come monta. Guardate come monta bene al terzo passaggio, eh. Poi l'odore, insomma, un po' così, però oh, costerà 2 lire turche. Racconto sempre quando mi sono addentrato in un quartiere popolare di Antalya, che è una città molto bella, che ha, mi pare, su 1 milione di abitanti, più o meno, circa, eh. E ha le zone, diciamo, centrali, che sono quelle che si affacciano sul mare, quartiere dei Caleici, e poi ha le zone più popolari. E io ho trovato un negozio di forniture da barbieri, e questi erano sconvolti perché vedevano un italiano che andava a chiedere i prodotti da barbieri e diceva: ma sei matto? E alla fine erano quasi imbarazzati, nel senso che mi hanno detto: vuoi veramente questo? Sì. Come dire, ma tu che sei italiano, che avrai prodotti? Io dico, sì, io voglio anche quello. Erano quasi commossi. Tanto non parlavano inglese, quindi anche capirsi era un po'. È stata una inserviente che. Io dicevo soap, soap, loro non capivano. Ah, Savunu, ah, capito. Va bene, trovato. Sarà l'olio di palma, che dà questa protezione. Qua. Che dite? BBS, la parola magica, la sigla magica. Piccoli dettagli. Ecco qua, a posto. Allora, cerchiamo un po'. Cioè, nel mestiere. Siamo al rasoio. Allora, acqua fredda. Mi è entrato del sapone nell'orecchio e devo toglierlo perché mi ovatta l'udito.
Allora, lei si è tolto, mi scuso, vedete, guardate, è tornato un orecchio. Allora, considerazioni, vabbè, questa ciotola funziona molto bene. In Turchia costa pochissimo, insomma. Io quando vado là, tutti gli anni, saranno 10 anni che è sempre così, vado là, me ne compro una e la uso come ciotola per i giorni che 20-25 giorni che sono lì. Pennello è mostruoso, questo è un maiale di quelli. Io ripeto, appello ai nostri amici produttori di pennelli artigianali, ma fatelo di maiale. C'è un pennello del genere. Immaginatevelo su un manico artigianale, cioè questo è un manico di plastica a marmi fini. Questo è una potenza però, eh. Questo veramente vi monta, cioè dovete fare la calce, questo ve la monta, cioè, non ha paura di niente di nessuno. Poi adesso che è un po' rodato dagli anni, è una roba mostruosa, mostruosa. Pagato anche lì, ma niente, cioè, perché c'è un banco, non si trovano, ripeto, nei negozi di rasatura, perché non ci sono i negozi di rasatura, ci sono i negozi di cosmetica. Allora lì ci sono i saponi dell'Arco, o gli aftershave dell'Arco, che proprio sono quelli che useremo oggi. Sapone da barbiere, profumazione. Niente di, anzi, addirittura può risultare fastidioso per qualcuno, ma forse non so se, vediamo se riusciamo a chiuderlo, se grazie all'estratto di palma, non è l'olio, l'estratto di palma, l'estratto formale di palma, o se grazie alla tecnica, agli altri componenti presenti nell'inci, io non riesco, potassio, il tallo, c'è anche il tallo, no? Tallo, l'acido sodio, palm, cremata, comunque, glicerina, paraffina, comunque, è molto protettivo. Il post di rasatura è anche accettabile, chiaramente non è ai livelli di sapone, è un barbiere questo qua, insomma. E lo usano i barbieri, infatti. Dopo barba, beh, siamo in Turchia, non possiamo che utilizzare l'arco. Arcomen, guardate qua. Aftershave Cologne Cool, molto cool questo qua. E un grande classico, confezione famiglia ovviamente, perché lì è così, cioè non. Piacevolissimo, faccio un bis. Asciughiamo un attimo e poi non l'ho inserita nella fotografia della rasatura che ho fatto prima, in radermi, come di solito faccio, la fotografia viene fatta prima anche perché poi il pennello si bagna, insomma. Potremmo mettere, adesso aspetta, un po' di idratante. C'è l'imbarazzo della scelta. Anche qua tutte cose che arrivano direttamente dal posto. Qui abbiamo una crema revitalizing blue fig and grapefruit arco. Oppure potremmo prendere sempre questa qua che lampone yogurt. Sempre Revitalizing, lampone yogurt. O se no, abbiamo, qua c'è il cane che abbaia, abbiamo quella moisturizing, cioè, scusi, mi scuso per il mio inglese, quella per nutrire la pelle, quella più neutra, eccola qua. Vediamo qual è aperta, perché tante sono chiuse. E questa è aperta, vediamo questa qua. Usiamo questa qua. Arco, vedete.
rumorazione neutra ma coerente con quella dell'ostracella, quindi non. Io direi veramente eccezionali queste creme, e costano veramente poco. Infatti tutte le volte me ne porto a casa valigiate, anche se pesano molto, perché considerate che queste sono creme da 300 ml. Le ripongo un attimo qua e facciamo un ragionamento invece sul protagonista della rasatura, che è il Rocknell Elite, edizione limitata 2019. Allora, aggressivo, aggressivo sì, ma come potete vedere non ha morso, non è particolarmente aggressivo secondo me, c'è assolutamente un concetto di aggressività relativo. Se non si fanno, commettono errori, come mi sembra di non averne commessi, permette una rasatura perfetta senza particolari accorgimenti. È un oggetto chiaramente di primissimo, primissimo livello qualitativo. Non so se sia un pregio o un difetto il fatto che sia prodotto in edizione limitata, il costo è quello che è, ma d'altronde stiamo parlando di veramente dell'elite della rasatura. Stiamo parlando di quei rasoi insieme ad altri, non c'è solo questo, che sono il gotha, diciamo, della manifattura e della tecnica pronotomistica. Quindi stiamo parlando di un rasoio veramente al top. Mi piace molto. Mi piace molto, come mi piaceva molto nel 2018, che era forse leggermente meno aggressivo, meno incisivo, perché poi questo qua non è aggressivo, è incisivo, perché alla fine poi la barba l'ha fatta e l'ha fatta pure bene, quindi senza darmi nessun tipo di sensazione sgradevole sulla pelle della lametta che tra l'altro da riporre, della lametta che magari mi gratta, no, assolutamente no, non senti niente. Questo pettine squadrato a differenza del, eccolo qua, sciocchiamo anche questo ovviamente. E niente, e io ringrazio tutti, gli utenti del gruppo Telegram sono cresciuti, quindi ottimo, siamo sempre di più, e grazie per il sostegno, grazie per soprattutto per la interazione, no? E quindi i contributi che date a tutti noi, e niente, buona domenica e buona barba a tutti.